48 lunghissimi anni durante i quali convisse, ma in realtà controllò, con tutte le stagioni della politica americana. Edgar Hoover nasce a Washington 195. Durante il college lavora alla libreria del Congresso. Nel 2017, dopo la laurea in legge, viene assunto all'incarico di sorvegliare gli stranieri sospetti. All'indomani della rivoluzione russa deve vigilare sulla diffusione di idee miste tra i lavoratori americani. Nell'America, attraversata dalla paura, fa arrestare migliaia di immigrati con l'accusa di bolscevichi. Nel 2000 viene nominato direttore del Bureau of Investigation. Il primo poliziotto d'America ha un talento naturale per l'organizzazione. Hoover fa dell'FBI che sia inospitabile. L'informazione. Crea un grande archivio di impronte digitali, apparatoci e perfeziona l'addestramento degli agenti. Il capo del bureau gli è dato un obiettivo ambizioso: sradicare la violenza da un paese violento. L'agente tipo dell'FBI, detto G-Man, per Hoover deve essere rispettoso della legge, incorruttibile, mente celibe, non autorizzato a sposarsi senza previa indagine sulla fidanzata e rigorosamente bianco. Non essere eo e tantomeno omosessuale. Non c'è niente di misterioso nei metodi di lavoro dell'FBI. La ricetta è semplice: selezione accurata del personale, estrema efficacia e massima severità in fatto di comportamento e integrità. Alla fine degli anni, con l'proibizionismo e il dilagare della crisi economica, i criminali hanno... I G-Men danno la caccia ai gangster più pericolosi: Babyface Nelson, Machine Gun Kelly, Pretty Boy Floyd, Bonnie Clyde. Ma è l'uccisione del nemico pubblico numero uno, John Dillinger, a fare di Hoover un eroe nazionale. Per celebrare il successo, il capo dell'FBI commissiona una maschera funebre di Dillinger e la appende nel suo ufficio. Per gli americani, stanchi della violenza, Hoover è il campione della sicurezza. Ma di... Come capo della polizia naturalmente ha tutta una serie di meriti anche, non, come dire, tacerli. Una prima parte più nel bene e una seconda parte più nel male, possiamo dire così? Sì, diciamo che anche nella prima parte una serie non di... Non sia eccessivo, se parliamo per il primo capitolo, nel 1924 capo del Bureau of Investigation è il primo... Uomini e donne combattenti, voglio parlarvi della battaglia degli Stati Uniti. Forse vi starete chiedendo cosa intendo. Vi chiederete perché ciò che sto per dirvi non è stato mai detto in dettaglio prima di ora. La battaglia degli Stati Uniti ha avuto luogo in ogni comunità di questa nazione. È stata una lotta contro agenti nemici che si sono infiltrati per distruggere le nostre industrie belliche, fiaccare la nostra fiducia, la forza dei nostri eserciti. Questi agenti sono stati diretti dagli stessi alti comandi che dirigono gli eserciti giapponesi e tedeschi. Ora la situazione è sotto controllo, non potevano essere rese pubbliche fino a quando questi agenti non sono stati fermati. La battaglia degli Stati Uniti è stata una vittoria per noi e non c'è nessuno cui dare questa notizia prima che a voi. Abbiamo protetto i segreti che hanno dato al nostro esercito ultramarina la forza di vincere sul campo. Noi dell'FBI sentiamo di essere parte di una squadra che possa rendere l'America una grande e dignitosa nazione nella quale vivere. Il vero problema del rapporto di Hoover con gli intellettuali è il rapporto che c'è fra l'intellettuale e il politico, perché gli intellettuali in questo periodo non accettano il ricatto atomico, non accettano il mondo di vincere nel sistema americano, quelle, diciamo, quei difetti vengono da un capitalismo eccessivamente spinto, da quel decennio di Eisenhower, molto tra l'altro dagli intellettuali, però che stava molto bene sui giornali, ma è pesante, anche i giornalisti entrano con il rino dell'FBI.
E da una parte questo, c'è un bipolarismo e c'è una paura del rosso periodo che offusca le menti. Gli americani, quando nella graduatoria dei pericoli è sparito il pericolo nazista, il pericolo dei fascista, diciamo, ritorna al primo posto il pericolo del e Uwe presenta così, si presenta l'uomo che terrà lontano, sembra occidentale. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, il presidente Roosevelt assegna al capo dell'FBI il compito di proteggere il paese dai nemici interni ed esterni. Ma per Hoover, contrario ad ogni idea progressista, il vero è solo uno, il comunismo. Hoover ha carta bianca per controllare qualsiasi idea circoli in America. L'FBI si scannisce su persone di sinistra e sui pacifisti che si oppongono alla guerra. Mette sotto sorveglianza sindacalisti, fa pedinare e infiltra tra i suoi agenti. Persino la First Lady, Eleanor Roosevelt, viene spiata perché sospettata di frequentare uno scrittore comunista. Nel 1945, alla morte di Hoover, a capo dell'FBI, dal nuovo presidente Harry Truman. Lo stesso accade 8 anni dopo con il suo Eisenhower. Hoover passa gran parte del suo tempo a occuparsi di statistiche. Deve giustificare l'aumento costante dei finanziamenti dei suoi uomini, che sono passati da 600 a 6.000. Negli anni 50, il momento della guerra fredda, alimentato dal conflitto in Corea, dà a Hoover quasi a estirpare il comunismo dagli USA. Un partito con poche decimigliaia di iscritti può ora essere trattato come una minaccia nazionale. Il comunismo in realtà non è un partito politico, è un modo di vivere, il peggiore possibile tra i modi di vivere. È una di capace di diffondersi come un'epidemia, e come un'epidemia è sa metterla in quarantena, perché non infetti la nostra... Dirigenti e militanti comunisti sono sorvegliati e intimiditi, accusati di essere spie infiltrate negli apparati dello Stato. Anche artisti e intellettuali sospettati di simpatizzare con le idee. Centinaia di cittadini americani sono arrestati e condannati, anche in assenza di prove, dalla Commissione per le attività antiamericane. A presiederla è formalmente il senatore Joseph McCarthy, ma dietro le quinte, a istigare la caccia alle streghe, c'è lui, John R. Hoover. Novembre 1960, l'America deve scegliere tra Nixon e Kennedy. È proprio il giovane senatore democratico a dimettere. Hoover odia Kennedy e le sue libertà. Il sentimento è reciproco. Hoover è diventato un uomo potentissimo. Kennedy, che avrebbe il potere per destituirlo, non osa farlo. Sa che Hoover lo ha. Ci sono nastri che documentano aspetti scomodi della sua vita privata. Il presidente si limita per sostare. Affida al fratello Robert il dicastero della giustizia. Per la prima volta. 1963, quando, dopo la Sicily, Lyndon Johnson diventa il 36esimo presidente degli Stati Uniti, non si fa scrupoli a usare i dossier di Hoover per incastrare i suoi avversari. Johnson conosce bene il capo dell'FBI. Per un periodo i due sono stati anche vicini di... In segno di riconoscenza, il presidente fa fare una legge speciale che consente a Hoover di restare a capo dell'FBI oltre i 70 anni, l'età del pensionamento obbligatorio. Hoover è ormai il padrone di Washington, ha dossier su quasi tutti i parlamentari e loro, per paura, votano il lancio del bureau ad occhi chiusi. Nelle finiscono anche personaggi come Malcolm X e Martin Luther King, associazioni per i diritti civili, movimenti, star come John Lennon, tutto ciò che per Hoover rappresenta una minaccia per l'America. Gennaio 1960, a Richard Nixon. Il nuovo presidente sa di avere ma la collaborazione durerà poco. Il 2 maggio 1972 Hoover muore a causa di un attacco cardiaco. E quando scoppia Watergate non c'è nessuno che può mettere tutto a cera per proteggere il presidente. Al momento delle dimissioni si dice che Nixon abbia mormorato: se fossi stato qui, tutto questo non sarebbe accaduto.
Andreas, in America c'è, come è noto, lo spoil system, vincono una volta i democratici, i repubblicani, e quando vincono i democratici prendono gli spoil, ma è sempre lì? Grazie a Ossie, direi che i dossier sono un'arma potente ma nelle mani di Hoover, appunto, che spiega come mai Hoover riesce a rimanere al potere per quasi 50 anni in una società come quella americana in cui vigeva lo spoils system, e cioè appunto, come lei, dottore, quella pratica politica in base alla quale i dirigenti della pubblica amministrazione cambiano al cambiare del governo. Professore, allora le faccio una domanda più specifica, ma quando è che Hoover comincia a ricattare i politici, a usare questo suo potere, chiamiamolo così, di persuasione, a usare i dossier? Ma lo fa sempre. Fin dall'inizio? Beh, dall'inizio, diciamo negli anni 20 lui comincia ad accumulare informazioni, per cui è la sua natura che lo porta. E poi inoltre lui è sempre preoccupato, ma sin dall'inizio, di mantenere il posto. E quindi sin dall'inizio lui si agita, opera in questa direzione. È l'unica arma che ha, è quella di utilizzare fondamentalmente gli strumenti che ha di lavoro, che sono appunto la raccolta anche delle informazioni, di usarle anche per ci sono. È vero, momenti... professore, sì, poi la lascio continuare, che le più recenti biografie di Hoover dicono che lui ebbe dei rapporti anche di alleanza con la mafia, con degli strani incontri che facevano a Central Park. È possibile appoggiare l'uomo della sicurezza negli Stati Uniti organizzazioni delinquenziali? Ma questo è abbastanza documentato. Però lì c'è il paradosso, perché nel momento stesso che ti poggi sulla utilizzarla per mantenere il posto, tu ti consegni anche. Per cui lui, l'assurdo è che il ricatto è ricatto. Anche perché, ad esempio, nel che veniva citato, nel caso dei Kennedy, lui si poggia sulle informazioni che la mafia gli fornisce contro il presidente e poi presidente. Scusate, le rompo, poi le ridò la parola, ma vorrei sottolineare quello che ha detto adesso il professor Canali, che Hoover, soprattutto nella sua controversia contro i due fratelli Kennedy, John Fitzgerald e Robert Kennedy, si sa di documenti, informazioni, filmati sulle attività sessuali del primo, ad esempio, per rallentare qualcosa contro di lui che poteva essere messo in moto dai Kennedy. Chiudo dopo questa sottolineatura. Ma infatti non noto che le sue simpatie andassero per Lyndon Johnson e non per l'avversario dei Kennedy. E che qui sempre democratico. Quindi però dimostra che il repubblicano lui aveva alleati in tutti e due i campi. In effetti più volte viene dato per spacciato quando c'è questo cambio del presidente e più volte che sempre rimane sempre in piedi. Quindi con il lui aveva una vecchia amicizia col padre, stava attraverso i rapporti con la mafia, perché il padre, diciamolo, era un personaggio discusso, molto discusso, e che, diciamo, come dire, in qualche modo si incontra con Hoover sul terreno, vogliamo, mafioso, perché c'è Costello, noto gangster dell'epoca, dice appunto pubblicamente: ma Joseph Kennedy ha fatto i soldi, si è arricchito come me con il traffico durante il proibizionismo, con il traffico fuori. E quindi in un certo senso, quindi, siamo al paradosso, siamo a questo ambiente di ricatti, però che fa una volta di più l'intelligenza di Hoover, perché e tenere a parte il potere politico non è da tutti. Vado alla redazione. Come ci ha spiegato adesso il professor Canali, praticamente Hoover teneva lo scacco tutti, meno gli intellettuali. Gli intellettuali di fatto non furono esentati dai dossier, infatti all'interno di documentazione si ritrovano fascicoli su Picasso, che per esempio non ha mai messo piede sul suo Nobel, Thomas Mann, Steinbeck, Hemingway, e allo stesso tempo anche che l'artista Charlie Chaplin, il cui dossier consta di 1900 pagine. E alla luce di ciò che abbiamo detto sinora, è paradossale vedere come la figura pubblica di Hoover sia stata così tanto celebrata, la Costituzione, il garante della morale, e strida quasi luce quelle che poi sono le verità emerse in questa sede. Appunto, abbiamo visto quante volte ha violato la Costituzione, quante volte pure oggi la sede dell'FBI rimane intestata a lettere d'oro a J. Edgar. Bella domanda. Però occorre dire una cosa, che i fasci hanno avvisato molto di questo immenso, diciamo, controllo che si stendeva sulla nazione americana, diciamo, da qualche decennio. Gli intellettuali a questa cosa però pagano un prezzo altissimo,
Chebner se ne va dagli Stati Uniti. Picasso non ci mette mai piede.